Sarà un ritorno al passato, la maturità 2022, si tornerà alle prove scritte, il tema di italiano è la seconda prova che cambia di indirizzo in indirizzo. Le scelte di oggi rientrano nel percorso di progressivo ritorno alla normalità che stiamo realizzando. Non siamo ancora fuori dalla pandemia, ma già quest'anno, grazie ai vaccini e alle misure di sicurezza decise dal governo, abbiamo garantito una maggiore continuità della scuola in presenza fin dal primo giorno, dichiara il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. Si aprirà il 22 giugno in presenza con la prova d'italiano con 7 tracce di 3 tipi diversi, il giorno dopo la disciplina di indirizzo scelta dalla commissione d'esame. L'orale, diversamente da ciò che dicevano le anticipazioni, non avrà né tesi né elaborato. Il colloquio si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla commissione, un testo, un documento, un problema, un progetto che sarà sottoposto al candidato. Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di educazione civica. Analizzerà poi con una breve relazione o un lavoro multimediale le esperienze fatte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.